Oh my god. Oh my god. That's a BLM reaction. Yeah. Siamo da qui per sempre. You know what? Love is love. Yeah. Yeah. Yes. 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 Oh, what's this? What? That's cool as shit. Whoa. Oh my god. Damn. Oh, wow. Miss Congeniality, sei tu, Silvana Della Maiorca. Oh? La nuova Italia superstar, sei tu. Mabo and Jimmy, Mabo's so happy. Cuteness is justice, that's why he's loved by Jimmy. Mabo and Jimmy, Jimmy's so silly. Cuteness is justice, that's why Mabo loves Jimmy. Ciao, this is Mabo. And Jimmy. Welcome back to our channel. Wow, it's been a week. It was kind of long because I was off for a week. And I just came back from Six Flags, which is, you know, roller coaster park. Six Flags over Texas. Yeah, so my hair is like wavy. His hands in the air, crazy. Like he don't care. So, we are about to watch Drag Race Italia Season 3, Episode number 12, Season Finale. So, what team are you? Oh my god, I would say Team Melissa. I am Team Lena. Okay. So, you ready? Yes. Let's go. Bentrovate mie preziose preziente. Come ci si sente ad essere le quattro semifinaliste di Drag Race? Cosa in time bene? Silvana Della Maiana. Shantae, you also say. Sei in finale! Our makeup is all melted down. Siamo finaliste! Hasta finaliste! Congrats. Siamo this is a good one. Finale. Yeah. Tutte e quattro. Andiamo allo stadio. I didn't think Lasciva was gonna be here. Non se ne sono That's what I would have guessed from earlier in the season. Oh, okay. So she's my only surprise from the beginning of the season, looking forward as we move forward. Meritiamo assolutamente tutte e quattro di essere arrivate fino qui, perché ci siamo presi per mano, forse dalla quinta puntata. E via, dovevamo essere noi. Sicuramente Melissa è modalità carro armato, ma tanto non le do vita facile. Non ha capito proprio niente. Yeah, warrior mode. Yeah. Well, this is the last episode of this season. Next week, we're going to have regular US Drag Race too. So. Oh, it starts on the 6th, right? Yeah. Okay. The Friday. Whatever that is. Yeah! Oh. Love that. Outfit. Oh, heavy. Yeah. Oh, oh, she's beautiful. Dodicesima puntata, ci sono arrivata, Sono super felice di essere arrivato in finale con Melissa, Silvana e Shiva. Loro erano tra le persone che volevo assolutamente in finale con me. Seriously, I wonder if she really means every single one of them. Like, nobody else. She's just saying that to be nice. Benvenute al gran finale di questa edizione di Drag Race Italia, mie prissente. Comunque, però, è tempo di sfoderare l'artiglieria pesante e dimostrare tutto, ma proprio tutto quello che avete imparato durante questa lunga avventura. Pronte allora a trasformarvi in una sfavillante e, perché no, capricciosa pop star. Splendete, mie care, fatelo sempre e per l'ultima volta non facete spuntare. What kind of a pop star? Whimsical. Why? Whimsical. Maybe it's misinterpreted. Finaliste di Drag Race Italia. Ora che siete arrivati alla finale, mi raccomando, giocatevela. Per la Maxi Challenge di oggi vi consegneremo testo e musica di un brano che una vera regina ha tenuto chiuso nel cassetto per un po' di tempo. Sto parlando della nostra adorata Paola Yeh. Oh, really? An unproduced song? Si intitola The Queens. Oh, seriously? Wow! Che è il star delle vere regine della musica internazionale!
commentare le vostre performance ci sarà la nostra super ospite di puntata, Melissa Satta. Melissa Satta, wow! Che per caso ne vuole berrettini? A questo punto io di solito... La Shiva. Ho fatto un po' difficoltà all'inizio a capire chi c'era dietro i make-up bellissimi, i costumi sgargianti. E ti ho chiesto di abbassare le difese. L'hai fatto immediatamente. E dal momento in cui le hai abbassate, sei diventata splendente. Sei salita sul main stage con uno sguardo di fierezza che mi ha reso felice. Le parole di Mariano mi stanno emozionando, perché penso che si sia accorto che io abbia dato più di quanto io pensassi di dare all'interno di Drag Race, e sono molto felice di aver mostrato quella parte che non mostro quasi a nessuno. Melissa Bianchini, hai un percorso di vita importante e sei un'ispirazione, perché la sofferenza che tu hai dovuto affrontare o la discriminazione che tu devi affrontare avrebbero potuto schiacciarti, e tu invece hai trasformato questo in un punto di forza. È quello che tu ci insegni, e che se ci poniamo un obiettivo lo possiamo raggiungere. Io sono super orgogliosa di portare questa bandiera transgender, di essere la prima ragazza trans Drag Race Italia, e spero tanto che tutte le ragazze trans che guardano da fuori possano essere soddisfatte di quello che sto portando, della mia battaglia che ho fatto, che soprattutto è anche per loro. Lira Galore, quello che mi è rimasto di te è la gentilezza. Tu sei sempre stata impeccabile sul main stage e gentile ed educata e accogliente con le tue colleghe. Questo è un dono. Conservalo e portalo avanti. Non she was young, but still like fine and modest. Orgoglio, perché rappresentano Lina, perfettamente Lina Galore. E mi piace che sia stata recepita così. Gentilezza, spirito di comunità e talento. Silvana Della Maiana ci ha insegnato che si possono affrontare tante cose con l'ironia, con la simpatia, ma sempre con educazione e soprattutto l'autoironia. E tu rappresenti quello a cui tutte le drag del mondo si ispirano, ovvero l'arte drag alla nascita. Grazie. Di questa esperienza ricorderò sicuramente che non bisogna mai dare nulla per scontato. Non serve esagerare, ma la carta vincente secondo me di Drag Race è sicuramente avere del talento, ma essere se stessi dall'inizio alla fine. Merda. I'm still not quite sure. È bellissima. È stupenda. Ragazzo, vi stai sentendo la prima strofa? Mi piace un sacco. Piaceva anche a me la prima. Però. Vabbè, non è che devi sempre rompere le palle, però. No, io mi sono andata per la seconda perché è proprio figa. Bellissima. Vabbè, se tu prendi la prima, io prendo quella sul make-up, così si capisce chi è la vera make-up artist della stagione. Ok, guardate che ti devo mettere di questa cosa. Ok. Come ti vestite per il video? Ci diamo un nome? Sì. Io mi sa che mi sono collegato con Silvana dall'universo, vediamo. For Drag Ever. Bello, carino. Hi girls, I'm Funny Queen. Io sono Sexy Queen. Io sono la Bitch Queen. La Melissa Power, componente della For Drag Ever. Il nome l'abbiamo trovato. La canzone l'abbiamo sentita. Andiamo a fare le prove. Who did? Mamma. Dammelo, mamma. Va bene, dammelo. Dammelo ora, mamma. Chiaro, qui davanti a tutte. Capito la privacy, però il numero di telefono me lo potresti dare anche di fronte a queste orride spie. Orride guardone, venite! 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 She's trying to get on. He's right there. Yeah. Lo capiamo. Everybody's like, ting! Yeah. Shiva, vieni qui con me. Andiamoci qua, andiamoci qui. È un po' lungo. Lento. Lento. Drop the mic. Oh my god. Oh my god. Quanto talento. Oh my god. That's a real reaction. Allontana le riprese, basta, è finito così. Va bene, tutto questo tempo, 10 settimane, sempre da soli, tocchi un po' di cose. Sta bagnata. Cinque, che deliziosa paillette, 2 euro al metro alle squilina. Porta, oh, allora ecco un attimo. Oh, che comoda, però sono nuda, mi immagino nuda qui adesso. Bene, bene. Oh, va bene. Brava, brava. Brava. I want one. Two, three, and four, five, six, seven, eight, oh, two, three.
questo. E allora che ci dire? Andiamo se via. Bagno, sì, un po' di scelta. Andiamo a prendere i numeri. Andiamo. Ciao ragazze, grazie. Ciao. Wow, is that what she's wearing? Mio top gun. Oh, yeah. She's got some boobage. A testa alta sempre. Alziamo i salti. Che là per That's quite abbia revealing. Melissa. Wow. Love this look. Finalista di Drag Race Italia. Non è stato facile il mio percorso per arrivare fin qui. Io ho dovuto rompere e affrontare tantissime barriere nella mia vita. Ma sono contenta di essere riuscita ad arrivare fin qua. E allora perché dovresti vincere proprio tu, Melissa? Sarebbe un messaggio bellissimo e importantissimo in Italia. Far vincere una persona come me, una ragazza trans, perché non è bello essere messa all'angolo sempre. E nessuno può mettere Melissa Bianchini mai, in angolo. Mai. Proprio per questo io spero tanto di poter indossare in testa, proprio per dire... Ecco, ce l'ho fatta dopo tutto quello che mi è successo, dopo tutti gli sforzi che ho dovuto fare. She's probably one of the best she's looked. Yeah, braccia, mi ho sempre voluto Well, she's had some good looks, I guess. La sfida! Oh, wow. Ciao, Chiara. Come stai? Molto emozionata. Wow. Sei felice? Moltissimo. What a cool outfit. Come hai pensato, anche se non dovessi vincere, che cosa metteresti in valigia? Che cosa ti porteresti via di questa straordinaria esperienza che è stata Drag Race Italia? Portere con me Melissa, Lina e Silvana. E Sipario, perché sono state la mia forza. La tua family? Sì. Le mie ragazze mi hanno in un certo qual modo salvato anche la vita, perché vengo da un periodo bruttissimo. Drag Race e loro mi hanno insegnato che ci vuole ben altro per pensare di non avere certo, conto nella vita. Ma assolutamente sì. E oggi ce l'ho di nuovo. La vita è straordinaria. Esattamente. E cadere da soda, perché nel momento in cui ti alzi hai la possibilità di guardare la vita, il mondo da una prospettiva che non avresti mai potuto avere se fossi sempre stato eretto. Eretto è bene, ma non sempre. Esatto, però... Sempre meglio lei. Sì, sempre meglio. Lina Galore, ho visto di fare tutta l'intervista così, come fai tu, perché mi hai detto che è una postura che aiuta, vero? L'avrei fatto anch'io al tuo posto. Senti, pensi appunto allora di meritartela questa finale di Drag Race Italia? Solo per chiedere. In realtà sì, io credo di meritarmela, non perché io mi senta migliore, ma semplicemente perché credo di avere una consapevolezza molto profonda di quello che è il ruolo politico dell'arte drag, soprattutto in una società come quella italiana in questo momento. Mi sento un po' la paladina di tutte quelle persone che non vogliono essere schiave del giudizio legato alla loro volontà di indossare abiti femminili o maschili, che poi chi l'ha deciso che sono maschili o femminili. Io mi sento un uomo bellissimo oggi. Ma infatti lo sei. Senti, esce cambiata Lina Galore da questa avventura? Stravolta. Stravolta. È cambiata, sì, perché questa esperienza è stato un bagno di umiltà, perché avere la lucidità di dire mettiti in discussione, valuta l'ipotesi che quelle parole siano esatte, siano giuste e siano puntuali, mi ha consentito di riscoprirmi. What if they didn't bring enough outfits? Oh, yeah, right? Ma guarda, sai, io sono sempre stato una drag un po' anomala nel mondo drag, un po' bizzarra, no? Un po' bizzarra, perché io do sempre poco conto all'attaccatura della parrucca piuttosto che al gioiello, piuttosto che al make-up perfetto o al vestito grand soirée. A me piace fare intrattenimento, mi piace coinvolgere la gente, sono sempre stata un po' criticata su tutto quello che è l'altro aspetto del mondo drag. Che dici? Che sono porazzo. Boobs are fabulous. Andate alla pianta. Yeah. Who else's boobs am I looking at? Allora, fammi vedere. Mamma, che bocca grande che hai! E allora, siamo italici e... Astagliana! I still don't understand what's going on. Is it a girl group? They kept saying girl group, but the Paola loves the song. And they have to write the lyrics. I thought they gave them the lyrics. Really? Yeah. Savannah cried every week. Almost every one, Melissa. Savannah. Oh, Savannah. She's been crying. Aww. As you get older, it means more. No, oggi io non piango, promesso, ragazzi. Tanto soffrignone e non so così, Porca miseriaccia. Non è facile. La dedicherei ai miei genitori. Al mio fratello che mi verrà per la prima volta, perché non mi ha mai visto. Al mio compagno perché se sto qui è grazie a lui. E a voi la dedicherei,
perché comunque se sto qui è anche grazie a voi. Wow. Ti voglio bene, okay? Oh. E a tutte le persone che non credevano in me. Io he's the one with the biggest heart, and I can see. Yeah. Di tutto quello che ho portato, non cambierei una virgola di quello che è stato finora. E tutto questo dedico ovviamente ai miei genitori, perché senza di loro non sarei qui, senza di loro non sarei la persona che sono oggi. E basta, non voglio piangere, posso? Vai, vai. Diciamo che probabilmente con Melissa già abbiamo un rapporto di fuori come con Silvana, e lì ci conoscevamo a livello lavorativo. Mo sta stronza se ne va a Milano e ne vedo più, e io mena per queste belle tre ore capelli. Ma torna. Ma che ce ne pensate a stare qui a Roma? Devo dire che ho almeno tre motivi in più per venirci più spesso a Roma. No. Queste non lo sanno, ma io ho già fatto il biglietto del treno. Mo ci vediamo, quindi ne parlo più fino alla fine del mondo. In bocca al lupo a tutte. Grazie. Facciamo un altro applauso. Alle quattro finaliste di Drag Race Italia! Speriamo che toccato! Let's hope I don't fall. Oh. Wow. Wow. Gorgeous. Present package. Gorgeous. She just can't see anybody to her left. Right? Please stand to my right so I can see you. She can cough to the left. Yeah, it's her cough shield. So, Chiara Francini, benvenuta! Benvenuto Paolo Carini. Paolo, questa è la finale. Ci pensi che da domani non mi vedrai più? Paolo, come farai? Come farai? Sempre alla fine userò le mani. E benvenuta la nostra adorata Paola Jessi. Look at that. Porterai con nostra she wrote this song. Puntata. Bellissima, meravigliosa Melissa Tatta. Wow. Sì, sai che tu, non so se sono pronta, però insomma cercherò di fare She's il mio meglio. Yeah. Diciamo che insomma avrei messo un po' più di. Mi sento un po' semplice stasera qua. Ma sei sbrilluccicosissima. Sì, hai fatto. Mie prescelte, scaldate i motori e che vinca la migliore. Sì. Oh. Wow. Guardi attorno, oltre lo specchio, dai, c'è un altro mondo. Anche a me. Oh, that's. Isolate just the red. Yeah. Oh, yeah. They didn't show us them recording it. Yeah. I like that. There's no way to pick who's the top of this. Wow. Oh, that's her. I was going to say, whoever's singing that. Oh, now they're all on stage? Oh, let me get creep. Chara's up there, too. So this is like, better be just off the charts. Wow, cool. That's beautiful. Mm-hmm. Just to plan ahead for this and have all this stuff in your wardrobe already. That's so much preparation. Il dettaglio della parrucca. Melissa Bianchini. Yes. Wing. The butterfly. She's got butterflies all on her back. Oh, yeah. Just amazing. Wow, that's going just so many stones all over. I don't think she even needed the necklace, but oh, what's this? What? Damn, I've never even thought about. Yeah, that's cool as shit. Wow. That's a beautiful body, too. Wow. Wow. Wait, what is it? What's on her hip? Two baskets. Il mio outfit è un omaggio a una delle mie serie TV preferite, che sono i Bridgerton. Ovviamente Bridgerton. A Stamagliana. A Stamagliana. Stamagliana.
Lena was the first one to ever do this. Gender bending, you know, fluidity, just beautiful. Done well. Feminine and masculine and all. È arrivato la Shiva o una cosa per te? Oh, that's la Shiva? Oh my god, so cute. Che cosa diresti alla te stessa di questa foto? Direi di sognare sempre, perché sono stato un sognatore. A un certo punto ho smesso, ma quel bimbo sognava. Ma di non smettere mai di sognare, perché alla fine, dopo tutto, le favole esistono e l'ho vissuta. Quindi, bravo. Grazie, la Shiva. Melissa Bianchini. No. Che cosa diresti? Oh, this is gonna be a tough one. Alla te di questa foto. Io direi a questo piccolo bambino che la vita sarà molto difficile. Troverai tantissimi ostacoli. Ma tutto quello che ti succederà trasformerai in forza. E da questo piccolo e indifeso bambino diventerai una bellissima farfalla. Oh wow. Ah. Seriously? Calor? Just like. Quante cose ti dovrei dire? Giovanni. Che cosa diresti oggi? Alla te di questa foto. Cerca di concentrarti sulla tua felicità. Di non cercare di appagare a tutti i costi le aspettative che vengono da fuori. Perché solo nel momento in cui sei concentrato su te stesso puoi davvero raggiungere la felicità e capire con chiarezza quale sia la strada per arrivarci. A 18 anni deciderai di farti crescere i capelli. Pessima idea. Yay. Sembravo dei momoselli. Però ho recuperato. Tocca a te, Silvana. My winner. Chicken dinner. Oh. Che cosa diresti oggi alla te di questa foto? Cavani, so cute. Mi direi che avrai un infanzia bellissima. If he can do it without crying, that'd be it. Una famiglia stupenda. Inizierai un percorso per realizzare i tuoi sogni. Poi quei sogni dovrai rimetterli in un cassetto, perché dovrai pensare alla tua famiglia. Però tranquillo, perché tanto sul palcoscenico ci finirai comunque. Oh, I think she got through without crying. Yeah. Grazie, Silvana. Wow, she kind of crying, but not. Un anno fa, un'altra mia scoiattolina ha vissuto le vostre stesse ansie ed emozioni. Oh yeah, she's coming out. In più ha avuto la gioia davvero. Accogliamo sul nostro main stage l'Italia's Next Drag Superstar in carica, la Diamond! I'm expecting a... Oh my god. Damn! Oh wow. Yeah. Wow, oh my god. Wow. Bentornata a Holy casa, shit. Priscilla. Ciao a tutti. Grazie, grazie. Sono emozionatissima. She looks like a painting. Now. La voglio rubare, indossarla e scappare via. Volevo dire una cosa alla prossima regina. Il drag è libertà e coraggio. E attraverso il nostro impegno, il nostro lavoro, riusciremo tutti insieme ad arrivare all'obiettivo finale. L'abbattimento totale di ogni discriminazione. Grazie. Da stasera inizia una nuova era di splendore, ma la Diamond è per te. I think they've got the most beautiful crown, the one that they're about to put on. Hers is just unbelievable. In bocca al lupo a tutte. Maybe she has to pass on this crown, because she has a gorgeous crown. You know, like last week they didn't announce Miss Congeniality. If she doesn't win, she should win that. Her? Yeah. Noi abbiamo la simpatia. E noi vogliamo tributare uno speciale omaggio a questa dote. Oh. Ed eleggere la Miss Congeniality di questa edizione di Drag Race Italia. Oh. Miss Congeniality, sei tu, Silvana Della Maria. Yeah. So, è vero? Now she knows she's not winning the crown. Has a congeniality ever won the crown too? That's funny you said that. She and Lena will be the, you know, Miss Congeniality, but Lena has more chance to win this thing. Yeah. Yay! So now leave the stage. Oh my god! Yeah, I know, right? I mean, that's what they could say. Oh. I knew they'd all be there. I knew it. Silvana, come hai fatto a sopravvivere? Io? Sì. Mi facevo difendere dalla Shiva. Alla Shiva. Mi facevo fare l'amore a Melissa.
Non intendevo la competizione, amore. No, intendevo il meteorito che uccide tutti i dinosauri. Bene, bene. Oh, that was a reading. Yeah, that was a reading. I took you first. Adriana. Ma chi sei, Adriana? Oh, my God. Oh, wow, Melissa. Da bene potresti proprio trasformare, essere qualcos'altro, e non essere sempre, magari, la Melissa che è a casa e che fa la mamma. So she acting as an actress. Tutti i giorni la spesa, ma poi, insomma, quando si accendono i riflettori vuoi anche poter interpretare altro. Quindi infatti essere... il drag è questo. Drag è libertà, è esprimere veramente noi stesse, cioè portare... il palco, questo, la magia, fa divertire le persone, questo che noi vogliamo. E noi facciamo spettacolo, certo, no? Certo. Quindi bisogna portare gioia, assolutamente ci guardano, sì. E godetevi di questa finale, sono state per voi. Vabbè, vi lascio allora. Grazie. Sei bellissima. Voi siete bellissime. Ciao. Parlo un po' come la maglia. Noi ci siamo proprio divertite con voi, ci siamo emozionati tantissimo tutti. Ho imparato tantissime cose da voi, davvero. Mi avete emozionato, mi avete fatto piangere un sacco, maledette. Però siete davvero, siete emozionanti, siete bellissime. E questo è, cioè, il coronamento per voi, secondo me. Al di là di chi vince, chi non vince, di un sogno. Drag Race è un contesto difficile, soprattutto perché ti mette in discussione con altre professionalità. Per questo, secondo me, è una frase un po' fatta, siete tutte vincitrici, però siete vincitrici secondo me in questo, nell'esservi messe in discussione. Tra l'altro bisogna anche sottolineare che il livello vostro quest'anno era veramente molto alto, quindi a volte le scelte sono state veramente difficili. Però allora su questo punto, scusate, voglio abbracciare. Sipario! Sipario e Paolo Camilli che si abbracciano vuol dire proprio che dove non arrivano i miracoli arriva la Grace. He was always being... Bene, allora direi che è arrivato il momento di andare. Bene, grazie. Vogliamo benissimo e grazie per questa esperienza. Vi porteremo sempre con noi. I want to see each one of these queens' outfits. Una mamma con noi. Maybe they show later. There. Adriana Picasso. Oh, yeah, I like that. Though. She can do makeup. Wow. Desiria. Oh, that's her. That's great. Lightning Aurora. Oh. I like that. Yeah. Cute. Morgana Cosmic. Oh. Ooh. Universe. Sissy Lee. Ooh. Oh. That's a pageant dress. La Prada. Eccola la Prada. Oh. Like Disney. Leila Princess. Yes. Oh. Oh, yarn. Sipario. Cute. Wow, that looks great. Yeah. Wow. I think Sabaki is my favorite. Yeah. Melissa Bianchini. Oh. Sei arrivata qui consapevole delle tue qualità, ma anche desiderosa di arricchirle e di migliorarti come performer e come persona. Melissa Bianchini, ci sei riuscita. E per queste ragioni ti annuncio che sei la prima candidata. The first candidate, lip sync for victory. So. Hopefully, Lena, can't you, yeah. Jeez, the way they did that and worded it, it could have been, but I'm sorry, today's not your day. Yeah. That's how some of the judges have done that before. Grazie. I didn't know what they were building her up for, a lift or a down. So, Lena has to be called, otherwise it's done. C'è solo un altro posto per il lip sync for the crowd. Lena, it's gonna be Lena. It has to be Lena. Silvana Della Maglia. Oh! Ti sei giocata le tue carte in questa race con grande intelligenza. Hai dimostrato una straripante carica umana e una simpatia contagiosa. We don't know until the end of the... È stato un percorso in costante ascesa. It's the shitty if they say it's not your thing. Ahimè, si interrompe. Oh, what's happening? Silvana Della Magliana, purtroppo sei eliminata. Oh! Ma grazie di tutto, io sono... Stai vero, Silvana. No, io sono felicissimo di essere arrivato fino a qui. Voglio ringraziare. That's a kind of a horrible thing to do to somebody. Yeah. They mix it up here. Yeah. In the US it is done one way, in an order, never changes. Grazie, grazie. You guys just mix it all up. I thought for sure, I was like, how in the hell are they passing up Lena? Come on, that's just, what the hell? If they call her, she's, I mean, come on, I'm just, okay, come on. All'inizio di questa avventura ti ho consigliato di smetterla di giocare in difesa e di optare invece per l'attacco. A differenza di alcune tue colleghe, hai preso i consigli come utili sproni e da allora, come il più talentuoso degli attaccanti, hai segnato un gol dietro l'altro. Lena Galore,
sei la seconda candidata. Oh! Non sono fiera, mio perché sono Grace, sono orgogliosa. Brava. La Shiva, la tua avventura si ferma qui. La Shiva, sei stata una straordinaria protagonista di questo show. E sono sicura che mettendo a frutto i tanti insegnamenti appresi qui, andrai lontano, molto lontano. Ci aspettiamo grandi cose da te, la Shiva. Per me questo è stato un traguardo e vado via felice dicendo che da oggi in poi non brillerò mai più di luce riflessa, ma cercherò di brillare solo della mia e non mi farò più oscurare da nessuna ombra. Così si fa, così si fa. Let's go, Shiva. E ora, tesoro, sashay away. Sei eliminata. Truly, I felt like these are the top two. Yeah. And which way it can go? Stiamo per scoprire chi sarà la nuova Italia's Next Drag Superstar. Sulle note di furore delle meravigliose Paola e Chiara, vi sfiderete nel Lip-Sync for the Crown. You know what I would have done if I were Lena? I would have done gold on my nipples. Just because. What's better than gold nipples? Non facite strunza. La pista non è più e l'ansia non si resta. Just to see this. La musica muove la su noi e tutti i colori di questa città. The cuts of the camera. Like, she uses a baton. Get the hell out. She can do baton. Yay. Be great. She just pulls another one out of her butt and does it again with flames on it. Just comes out with flames. You're gonna do baby popping. What a visual. She's gonna take off her cape. What is this? She's gonna catch herself on fire? Is that all gold? I don't know. This was Lena's. Brave, brave, brave. I don't know. And my toes crossed. I'm happy with either way. Yeah, I'm happy with either way, but I want my crush boy to win. He did put gold on his nipples. La nuova Italia's Next Drag Superstar. Did you see? He listened to me. È arrivato. Devo dire che mi passa un film della testa. Cerco di metabolizzare tutto quello che è successo. Wow. Yeah, some of the things she's capire done is just been... se ho fatto veramente tutto quello che volevo fare. She can perform. Poi mi rendo she's conto probably one of the best performers, sì. I think. Non mi pento like di this nulla. Kind of, non cambierei niente. E sono soddisfatta di me. Penso davvero di meritarmela la corona. Mm-hmm. Credo di rappresentare in modo molto completo l'arte drag italiana. Soprattutto la tua sfumatura più politica. Mi sono messo un sacco in discussione durante questo percorso. Ho cambiato rotta molte volte pur di fare bene. E non vincere sarebbe come privarmi del giusto riconoscimento. La vincitrice di questa edizione di Drag Race Italia. E quindi, la nuova Italia's Next Superstar, sei tu. Vincere Drag Race Italia, la prima ragazza transgender, sarebbe wow. Per me vincere Drag Race Italia sarebbe un onore, non solo per me, anche per le persone che si sentono rappresentate da quello che sto facendo sul palco. Lena Galò! She what? Did it! Just come right out and say it. Boy, they do change things up, like it would be the next winner is... Lena Galò. Oh my god, wow! Yay! Congratulazioni! Lena Galore, la nuova Italia's Next Drag. Now we can get married. Oh wait, I'm already married. Una vera regina, naturalmente, deve indossare una corona. Oh! Will it fit? I would have had my wig made Lena to fit. Galore, adesso va. That's a cool way to do it. Wow! Io spero dal profondo del mio cuore che questo potere non sia d'aiuto soltanto a me, ma a tutte le persone che guardando da casa a me o una qualsiasi di queste creature meravigliose possa essersi sentito per un secondo rappresentato, protetto, ma soprattutto visto. Brava.
come tutti i titoli, anche questo porta delle responsabilità. E io sento la responsabilità di dover parlare per ancora più persone, perché così ancora più persone mi possono ascoltare. È per questo che è un onore vincere Drag Race Italia. E io ho vinto. Wow! Yay! He really did it! Yay! He didn't talk! Grazie al mio Paolo Camilli! Good job! Paola Iezzi! Yeah! They had to film this twice. Ogni volta. I know, right? They go through all of the things. Melissa Sassa! Ragazzi, mi raccomando, non dimenticate mai. Feel free, be proud and enjoy your life. Siate libere, siate fiere e rendete pazzesca la vostra vita. E ora, musica! Wow, so Lena took the clown this time. Yay. Wow. And she took my heart. Watch out, Lena. Watch out. I can stalk. It was great episode too. Paula's song was great. Mm-hmm. And she contributed a lot of musical and like many times we get to know about her song and her history and this season was kind of tribute to her, you know, career too, you know, so it really was like she was a theme through like pretty much every third episode probably, right? So that's cool too. Well, congratulations, Lena, and just be you, you know, don't have to worry about, you know, the pressure of anything to be a winner, but just be you, you be fantastic. And Melissa, you should tour around the world. I think you started already. Yeah, but, she would do great. Yeah. Go she ahead. She will do great. Yeah. So hopefully we can see all of them in a DragCon or something. Or we can go to Italy someday. Yeah, let's do that. All right. Thank you so much for watching with us. We're going to watch Drag Race US now. So if you are able to understand. Watch along with that. Yeah, English. And please watch us with that too. So, all right. Thank you so much. Grazie. And Arrivederci. Arrivederci. Alright. Ciao. Ciao. Mata ne. Love you. Hi. Love you. Love you. Love you.